Hola, salve a tutti. Oggi parlo di un libro che mi ha un po' sorpreso, stupito positivamente. Eccolo qua. Gerusalemme. Me l'ha regalato Laura poco tempo fa, un certo Pierre Loti, ma non è il suo nome, in effetti si chiama Louis-Marie Julien Vion, che è un ex ufficiale di marina francese che ha girato moltissimo in molte parti del mondo, soprattutto in Asia e in Oceania, e che ha scritto alcuni romanzi. Questa è la cronaca di una sua pellegrinaggio, chiamiamolo così, in Terra Santa. La prima cosa che mi ha colpito, appena l'ho preso, l'ho guardato, è di quando è stato fatto. Allora, lui è andato in Terra Santa nel 1894 e quindi molto tempo fa. C'è andato come pellegrino, come turista, come viaggiatore, questo lo vedremo. I motivi di interesse di questo libro, inaspettati per me all'inizio, sono più di uno e adesso cercherò di elencarli, cercando di mantenere un certo ordine, d'accordo? Bene, primo, è un viaggio svolto alla fine del XIX secolo e quindi siamo molto tempo fa. È un viaggio, il racconto di questo viaggio è un racconto per molti aspetti di come si viaggiava in quel tempo lì, in particolare in Palestina e a Gerusalemme, come viaggiava il nostro Loti. Viaggiava a cavallo, ci racconta come si accampavano vicino, fuori dalle mura delle città che visitavano. Ha visitato Hebron, ha visitato Betlemme, ha visitato Gerusalemme, è andato sul Mar Nero, eccetera. Quindi come viaggiava. A Gerusalemme era in un albergo, quindi racconta cosa c'era in quell'albergo. Prende in giro, e anche con un po' di sufficienza, quelli che chiama i turisti Cook, da James Cook, che è quell'agenzia di viaggi che aveva cominciato appunto a lavorare in quel periodo lì. Quindi si capisce com'è stato un viaggio di fine 800. A cavallo, in una zona peraltro abbastanza, certamente non aperta al turismo, praticamente quasi non esisteva il turismo, e quindi ci trasporta in un periodo passato molto interessante da questo punto di vista del turismo. Ora, da questo aspetto vorrei leggervi soltanto una descrizione che lui fa di un caravanserraglio. Allora, andiamo in cerca di questa descrizione, che non trovo più, naturalmente, è sempre così quando faccio le dirette, non si trova più. Eccolo qua. Un caravanserraglio è soprattutto una specie di cittadella per proteggere dai predoni i viaggiatori e le loro cavalcature. Bestie sellate di ogni categoria e di ogni specie affollano il caravanserraglio della strada di Gerico. Ne entrano e ne escono ad ogni istante, scalciando e scartando cavalli per turisti con la sella inglese, cavalli arruffati con la grande sella araba, fianchi e petto sovraccarichi di frange di ogni colore, lunghi dromedari maestosamente stupidi, bellissimo questo, mule con finimenti variopinti di perle e di conchiglie, modesti asinelli dei pellegrini più poveri, poveri asinelli malandati con vecchie pezze di tela e vecchie bisacce sulla groppa. E tutti questi animali si mescolano, inciampando gli uni negli altri, spaventati e numerosi. Più avanti, al tavolo accanto a nostro sono sedute delle giovani donne marronite, alcune in costume ancora più o meno nazionale, lungo un mantello di velluto ed ermellino, capelli raccolti in un fazzoletto ornato di lustrini, altre, ahimè, con il cappello a fiori, vestite come lo erano 5 o 6 anni fa le sartine francesi. Leggiadre comunque, a forza di essere fresche, di avere grandi occhi. E tra il nostro tavolo e loro si stabilisce un amichevole scambio di datteri e di arance, mentre passiamo fette di pane bianco a dei bravi vecchi mugicchi accovacciati ai nostri piedi.
Per trovare una così strana e cordiale Babele bisogna proprio venire sulle strade di Palestina, quando è tempo di pellegrinaggi. E di qui a qualche giorno, dopo le feste di Pasqua, questo caravanserraglio si ritroverà per lunghi mesi silenzioso e vuoto sotto un sole fattosi divorante. Un secondo aspetto molto interessante, che mi è però più difficile descrivere correttamente, riguarda l'aspetto religioso. Il nostro autore non è un credente, era un credente e in qualche modo va in Palestina aperto alla possibilità di ritrovare la sua fede in Cristo, aperto ad accettare il sacro inteso nel senso più ampio, un po' come diceva padre Bateson, che diceva quella cosa che non siamo in grado di descrivere, talmente è ampia, no? Lui cerca, visitando non soltanto i luoghi della cristianità, il Santo Sepolcro, Betlemme, eccetera, ma anche la moschea Blu e anche il Muro del Pianto, insomma va in cerca di tutti questi luoghi sacri. Ma non riesce a trovarla. Alla fine dice di Gerusalemme che è troppo idolatra per chi ha avuto un'infanzia illuminata dalla purezza del Vangelo. Gli occhi possono interessarsi al suo formalismo pomposo, come del resto ai colori dell'Islam, ma scapita dei pensieri profondi. E dopo va avanti, quindi non trova il Cristo che lui cercava, non lo trova. E pur avendo visitato molti aspetti, perché che cosa trova? Trova innanzitutto la lotta tra le varie religioni, ma non l'Islam contro gli ebrei o contro i cattolici, dentro i cristiani, fra gli armeni, fra i greci, che in qualche modo si contendono, ma è tuttora, no? Si contendono i culti diversi di questi luoghi, no? Sacri. Tutte queste persone che lui non riesce, insomma, a ritrovare in mezzo a questa ricchezza di paramenti, di riti e di questa povertà assoluta di delle persone che vanno lì e piangono e baciano tutto quello che trovano, non riesce a ritrovare la fede che ha cercato. E questo è molto interessante, solo però in qualche momento, ecco, la sua apertura, insomma, d'animo, un paio di volte piange. Ma non riesce a capire perché, non riesce a darsi un motivo, a darsi una ragione, no? E quindi, insomma, alla fine non è quello che cercava, che ha trovato in questa cosa. Questa parte, potete capire, mi è difficile riuscire a spiegare correttamente, perché proprio profondo è il suo intervento. Il terzo punto, poi, è la descrizione dei luoghi. Gerusalemme viene descritta come una città in rovina, piena di macerie, piena delle successive distruzioni che sono avvenute da parte dei romani, da parte dei musulmani, da parte dei crociati, eccetera. In questo momento, quando la vita è in mano ai turchi, no? E tutte queste specie di distruzioni, non totali naturalmente, però hanno lasciato rovine sulle quali sono state costruite altre cattedrali, altre chiese, altre moschee, che a loro volta, visti l'enorme quantità di tempo che è passato, sono già in rovina perché non vengono curate. Quindi la descrizione di questa Gerusalemme e anche di Betlemme in parte è così, questa serie di rovine. Poi addirittura vai in una valle dove ci sono su un lato tutte le tombe musulmane, sull'altro lato tutte le tombe cristiane, e che cos'è che nota lui? Nota la distruzione, perché sono tombe che sono millenni che sono lì, quindi la gente viene sepolta, corpi che poi si trasformano in ossa, che poi si trasformano in polvere, e c'è questo susseguirsi di situazioni. La scena è interessante quando lui cerca, di andando nel Getsemani, di trovare un attimo di pace a un certo punto di notte, e prende paura perché sente dei rumori che provengono da una tomba, semplicemente dei beduini erano andati a ripararsi all'interno di queste tombe enormi che ancora, appunto, sono presenti in tutte queste zone. Ecco, quindi questo aspetto è anche questo terzo punto, diciamo così, molto, molto interessante di questo libro. E terminiamo
con un aspetto, è stata una sorpresa e anche spiacevole, questo antisemitismo che si è da alcune pagine del libro. A un certo punto, quando va a visitare il muro del pianto, dice, dove ci sono tutte queste persone, no, che piangono e si prostrano in questo muro, magnifici sono gli abiti di velluto nero, velluto blu, velluto viola o cremisi, foderati di pelle preziose. Le calotte sono tutte di velluto nero, orlate di pellicce dal lungo pelo, che lasciano in ombra il naso tagliente e gli sguardi torvi. I visi, che si voltano a metà per studiarci, sono quasi tutti di una bruttezza particolare, di una bruttezza da far rabbrividire, così sottili, così affilati, così subdoli, con occhi così piccoli, sornioni e lacrimosi sotto il peso di palpebre cadenti. Incarnati bianchi e rosa di cera malsana e su tutte le orecchie ciuffi di capelli a cavatappi che pendono come les Anglaises nel 1830, a completare un'inquietante somiglianza con vecchie signore barbute. Ci sono soprattutto vecchi, vecchi dall'espressione bassa, astuta, ignobile, ma ci sono anche alcuni giovanissimi, alcuni piccolissimi ebrei, freschi come caramelle di zucchero colorato, che portano già due boccoli come i grandi e che si dondolano e pregano allo stesso modo con una Bibbia in mano. Poi qui c'è un errore che li fa. Stasera sono tra l'altro quasi tutti dei Safardim, ossia ebrei tornati dalla Polonia, intisichiti con la tisi e sbiancati da secoli di rigatteria e di usura sotto i cieli nordici. Molto diversi dagli Akhenazim, così li chiama, che sono i loro fratelli tornati dalla Spagna e dal Marocco, nei quali si ritrovano incarnati scuri, mirabili volti di profeti. Quindi fa esattamente il contrario tra gli Ashkenaziti e i Sefarditi, e sbaglia completamente. E quindi c'è bisogno, ecco qua, forse bisogna proprio venire qui per convincersi, ma è un fatto indiscutibile. C'è un segno particolare impresso su quelle fonti, c'è un sigillo d'obbrobrio che marchia tutta questa razza. In una nota c'è scritto che questo brano, chiaramente molto pesante, antisemita, non era presente nel giornale originale, ma è comparso al momento della pubblicazione. Non so quanto sia vero. Più avanti, uscendo da quel covo di giudei, dove nostro malgrado temevamo puerilmente furti, malocchi e malefici, è un vero sollievo rivedere al posto delle teste chine i begli atteggiamenti arabi, al posto delle vesti striminzite, gli ampi e nobili drappeggi. Nella postfazione c'è un piccolo commento a questo, dove si ricorda l'antisemitismo francese. Nel 94 ci fu l'affare Dreyfus in Francia, e poi ricorda che questo autore è stato in qualche modo affascinato, si è avvicinato, voleva quasi convertirsi all'Islam, cosa che credo non abbia fatto, ma insomma, a questo punto in qualche modo interessante, anche se rovina un che di simpatia che insomma si prova verso l'autore di questo. Bene, credo di aver detto tutte le motivazioni perché questo libro è un libro veramente interessante. Peraltro non è tanto grande, è un libretto di, guardatelo qua, si vede, è un libretto di 140 pagine, molto ma molto bello. Quindi Pierre Lotti, Gerusalemme, edizioni sono Ibis. Buona lettura.